Il personale sanitario in servizio negli ospedali e nelle strutture sanitarie piemontesi è in aumento. Lo segnala l'assessorato alla sanità della Regione Piemonte, che nell'ultima rilevazione effettuata il 30 giugno scorso afferma che sono 461 i medici, gli infermieri e gli operatori sociosanitari in più rispetto al 31 dicembre 2016. In un anno e mezzo, dunque, il personale infermieristico è cresciuto di 282 unità, gli operatori sociosanitari sono aumentati di 150, i medici di 29. Sono numeri, precisa l'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta, che ribadiscono come, dall'uscita del piano di rientro e dallo sblocco del turnover per il personale sanitario, la regione Piemonte abbia ripreso ad assumere, a sostituire chi va in pensione e, dove possibile, ad aumentare gli organici in situazioni di difficoltà. Ancora una volta, purtroppo, continua Saitta, devo invece registrare come su questo tema c'è chi continua a strumentalizzare e a diffondere informazioni non corrette, creando un pericoloso allarmismo. In dettaglio, secondo la rilevazione, sono 54.485 le persone in servizio nella sanità piemontese. Come d'anticipazione della giunta regionale, sono invece in diminuzione i dipendenti del comparto amministrativo, 199 in meno rispetto al 2016, e del comparto tecnico, 236 in meno. Inoltre, aggiunge l'assessore Saitta, la giunta regionale ha avviato con le aziende sanitarie le procedure per individuare il fabbisogno di personale per i prossimi anni. Sulla base di questo, a ottobre, la giunta assumerà un provvedimento con cui saranno deliberate nuove assunzioni. Conosco il grande sforzo a cui negli anni del piano di rientro è stato sottoposto tutto il personale e l'impegno profuso che è stato ed è ancora indispensabile per continuare a garantire l'erogazione dei servizi, conclude l'assessore. Ma proprio per questo ritengo estremamente grave il tentativo di sfruttare questo impegno per interessi diversi, che di certo non fanno il bene del sistema sanitario.